In questo triste, anzi tristissimo periodo storico, in troppi parlano, o meglio, minacciano una guerra nucleare. Tra le superpotenze una vera e propria gara a chi ha i muscoli più grossi. La paura tra la gente è più che lecita. Non si parla di un war game, un gioco di guerra, ma di una vera e propria guerra. A questo punto mi pongo e vi pongo una domanda. Ma abbiamo presente? Avete presente? Cosa farebbe l'esplosione di una bomba atomica in una città italiana? Ad esempio Roma o Milano? Grazie all'aiuto del team dei ragazzi di U-Story, vi spiegheremo gli eventuali effetti dell'esplosione di una bomba nucleare su una città, ad esempio la nostra Milano. Siete curiose? Siete curiosi? Prima di fare partire il video però vi chiederei due piccole cortesie. La prima di seguire la mia pagina, la seconda di iscrivervi al canale YouTube di U-Story. A questo punto vai con il video. Fortunatamente non abbiamo esperienze moderne legate ad esplosioni nucleari in centri abitati. Tutto quello che sappiamo sui danni che un'esplosione nucleare può causare se sganciata su una città ci vengono dallo studio delle tragedie accadute ad Hiroshima e Nagasaki. Sappiamo per certo che le due potenti bombe fecero più di 200.000 vittime in quei territori, ma questa stima è legata solo alle vittime avvenute entro i primi 6 mesi lo sgancio degli ordigni nucleari. Ma oggi, con le conoscenze attuali, siamo in grado di proteggere gli abitanti di una moderna città occidentale dall'esplosione di una bomba nucleare? Prendiamo come esempio Milano, la città forse più moderna e in rapida crescita d'Italia. Cosa rimarrebbe dopo un'esplosione nucleare? Quali edifici sopravviverebbero e come si può salvaguardare la popolazione? Per capire che cosa accadrebbe a una città come Milano se esplodesse un ordigno nucleare, dobbiamo prendere ad esempio ciò che successe nella città di Hiroshima e comprendere se la detonazione sia altrettanto devastante. Per fare questo ricostruiamo gli eventi del 16 agosto, quando diversi aerei da guerra si sono diretti sopra i cieli della città giapponese. Alle 8:45 la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. Tutto l'equipaggio a bordo, escluso il comandante, è inconsapevole di quello che sta per accadere. In un nanosecondo una palla di fuoco si accende in cielo. Nel punto più vicino all'esplosione la temperatura raggiunge i 300.000 gradi centigradi. L'equipaggio dell'aereo immediatamente dopo il lancio dell'ordigno lascia velocemente il luogo dell'esplosione. Il comandante si rende conto dell'immane tragedia che sta avvenendo sotto i suoi piedi. Il resto dell'equipaggio è accecato dall'intensa luce e in bocca sente uno strano sapore metallico. In quell'istante 80.000 persone muoiono sul colpo. Vengono letteralmente spazzate via dalla faccia della terra. Ma se un ordigno della stessa potenza cadesse su una città moderna come Milano, che cosa accadrebbe? Molto probabilmente le conseguenze sarebbero ancora peggiori. Come sappiamo, il Giappone è un'isola altamente sismica. Per questo motivo le città sono edificate con criteri volti a minimizzare i danni dovuti da un sisma di alta intensità. Le abitazioni sono per lo più costruite con materiali molto leggeri, le pareti spesso sono fatte di carta di riso, quindi la popolazione che venne travolta dalle macerie delle case non si ritrovò sotto pesanti detriti di cemento armato e muri di pietra, a differenza di quello che potrebbe accadere in una città italiana. Questo è quello che purtroppo accade nel nostro paese con i terremoti. Le vittime molto spesso restano uccise dalla caduta dei tetti delle proprie abitazioni o dalle pesanti mura delle infrastrutture delle città. Quindi, che cosa accadrebbe se un ordigno del genere esplodesse su Milano? La forza dirompente dell'esplosione entro i primi nanosecondi produrrebbe una enorme palla di fuoco. La temperatura a ridosso della detonazione sarebbe centinaia di volte superiore a quella del sole. Il lampo di luce accecherebbe tutti entro i primi 20 chilometri. Pochi secondi dopo l'esplosione, gli edifici principali della città sarebbero disintegrati. L'onda d'urto trasformerebbe i detriti di cemento e acciaio in letali proiettili che viaggiano ad una velocità elevatissima. Un territorio di 70 km quadrati verrebbe devastato. Le vittime negli attacchi che seguono l'esplosione sarebbero più di 80.000, i feriti quasi 250.000. La rete elettrica e idrica, ma anche quella delle telecomunicazioni, verrebbe azzerata. Questo rallenterebbe notevolmente i soccorsi, che avrebbero difficoltà ad organizzarsi e a comunicare tra di loro. Ma questo sarebbe il danno minore. La minaccia maggiore verrebbe causata da qualcosa che non riusciremo a vedere, le radiazioni. Hiroshima ha mostrato all'umanità le terribili conseguenze di un'esplosione nucleare.
ancora oggi è possibile vedere uno dei più terribili fenomeni che l'uomo abbia mai visto in epoca moderna. Stiamo parlando delle ombre nucleari. Queste sono le ultime testimonianze di vita della popolazione che nel momento della detonazione è stata vaporizzata all'istante. L'esplosione di un ordigno nucleare è così potente e rilascia una così grande quantità di energia che in un attimo è in grado di vaporizzare un corpo umano e lasciare solo una sagoma su di un muro o sull'asfalto. Ma questa non è la morte peggiore che può causare un ordigno nucleare. La morte avviene in un istante, il destino peggiore attende coloro che si trovano tra i 3 e i 6 chilometri dall'esplosione. Chi sopravviverà in quei luoghi dovrà fare i conti con malattie devastanti. Il pennacchio radioattivo coprirà un territorio di circa 50 chilometri. Le persone che vivono entro i 75 chilometri dall'esplosione dovranno immediatamente essere sfollate e dovranno abbandonare quei luoghi per molti anni. La tragedia di Hiroshima e Nagasaki è però avvenuta quasi 80 anni fa. Oggi, con le conoscenze attuali, saremo in grado di proteggere maggiormente la popolazione. Oggi i centri di monitoraggio che si occupano del clima entrerebbero immediatamente in funzione. Si occuperebbero di monitorare l'evoluzione del pennacchio radioattivo, ne segnalerebbero i possibili sviluppi e le aree colpite nelle ore successive potrebbero essere allertate immediatamente delle ricadute delle polveri radioattive. Molte città verrebbero evacuate e l'osservatorio sismico si occuperebbe di monitorare eventuali movimenti delle faglie interessate dall'esplosione. Se la popolazione venisse a conoscenza di un attacco imminente, avrebbe modo di mettersi in salvo? Anche se venissimo a conoscenza di un attacco nucleare con qualche minuto di anticipo, le città italiane non possiedono strutture in grado di proteggere i cittadini. Non esistono bunker dove ci si possa riparare. A differenza di altri stati europei che hanno organizzato le loro città tenendo conto di questa drammatica eventualità, una città come Milano non possiede una rete organizzata di difesa, non dispone di bunker pubblici. I cittadini potrebbero trovare rifugio sotterraneo nella rete della metropolitana, nelle cantine delle proprie abitazioni o nei parcheggi sotterranei. Questi potrebbero essere gli unici luoghi in grado di garantire un minimo di protezione, o almeno questo è quello che è accaduto ad Hiroshima, dove alcuni cittadini si salvarono miracolosamente, come Eizo Nomura, che nonostante si trovasse molto vicino all'epicentro della detonazione, si salvò perché nel momento dell'esplosione era sceso in un sotterraneo per prendere alcuni documenti. Questo è ciò che accadrebbe se una bomba nucleare della stessa potenza di quella che colpì Hiroshima 80 anni fa colpisse una città come Milano. La città sarebbe devastata, ma è anche vero che gli stati dal 1945 a oggi si sono armati con ordigni molto più potenti. Oggi detengono arsenali che raggiungono una potenza maggiore di almeno 20 volte di quelle sganciate sulle città giapponesi. Una bomba come la Zar, un ordigno nucleare da 50 megatoni, l'ordigno più potente mai costruito sino ad ora, se sganciata sul centro di Milano, provocherebbe quasi 3 milioni di morti, 2 milioni di feriti e la devastazione supererebbe pienamente i confini cittadini, arrivando a causare danni e morti persino in altre province come Novara, Como, Bergamo e Piacenza. Ma quante armi atomiche esistono nel mondo? 12.700 sono le testate nucleari attualmente censite. Di queste, quasi 9.500 sono a disposizione degli eserciti per un potenziale utilizzo. 3.700 sono già schierate su missili aerei e 2.000 sono in stato di allerta operativa permanente, pronte cioè ad essere lanciate. Il 90% di queste armi sono a disposizione della Russia e degli Stati Uniti, ma nuovi paesi negli ultimi anni stanno aumentando il loro arsenale atomico, come la Cina e la Gran Bretagna. Il 3 gennaio del 2022 i leader dei 5 paesi dotati di armi nucleari e membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, hanno affermato che la guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere scatenata. Bene, allora perché continuiamo ad armare eserciti con testate nucleari? Perché sempre più spesso si parla di guerra nucleare? Il nostro video è solo un esempio di ciò che potrebbe accadere se oggi un ordigno nucleare cadesse su una città italiana. Per farlo abbiamo utilizzato ciò che è successo a Hiroshima, rapportandolo ad una città come Milano, ma cambierebbe poco per qualunque altra città del nostro paese. Ovviamente la nostra speranza è che una eventualità del genere non accada mai, ma è utile parlarne, anche se a qualcuno potrà apparire allarmistico. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per seguire i nostri nuovi video. Alla prossima storia! In questo triste, anzi, triste.